Martedì 31 marzo 2020, io sono Dario Colombo. Io sono Chiara Lupi e questo è il buongiorno di Parole di Mercedes. Il virus frena, ma non si riaprirà probabilmente fino a maggio. In Italia abbiamo superato i 100.000 casi, i contagi sono per fortuna in calo, c'è un record di guariti, però non è ancora il momento per gridare alla vittoria. Buongiorno a tutti e buongiorno anche a Chiara Lupi, che è il direttore editoriale della casa editrice Est. Buongiorno Chiara. Buongiorno, buongiorno a te. Allora, iniziamo purtroppo sempre con queste cifre drammatiche, si parla ancora di oltre 800 decessi, però in Lombardia, che è la regione più colpita da questo dramma, per la prima volta è sceso anche il numero totale di malati. Soprattutto iniziano a vedersi gli effetti di questa quarantena, ci sono anche le prime aperture di nuovi ospedali, come quello della Fiera a Milano, che è pronta a ospitare addirittura 150 pazienti, i primi arriveranno domenica. Il contagio però interessa tutto il mondo, non solo l'Europa. Addirittura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice che sarà un successo se gli Stati Uniti resteranno sotto i 100.000 morti. Questa è una cifra davvero molto drammatica. Nel frattempo si continua a parlare di aperture, perché ovviamente dopo aver pensato all'emergenza sanitaria ci sarà da pensare all'emergenza economica, che è già purtroppo tra noi. Quindi, Chiara, anche su questo aspetto forse merita una riflessione. Sì, allora non abbiamo certezze, non abbiamo una data, non sappiamo quando si tornerà ad una vita non normale. Abbiamo degli orizzonti che certamente non sono prima della fine del mese di aprile. Nel frattempo la situazione, diciamo, per chi lavora è un po' schizofrenica, perché abbiamo delle aziende le cui attività sono state comprate appunto indispensabili, e ai lavoratori di queste aziende, in particolare nel comparto alimentare e farmaceutiche della diagnostica, a loro è chiesto uno sforzo produttivo imprevisto. Devono lavorare su tre turni con sforzi in termini organizzativi, logistici, ma anche psicologici, che non sono da sottovalutare. Abbiamo anche già delle aziende che stanno immaginando di riportare in Italia alcune produzioni. Una di queste è di Asorin, attiva nell'ambito della diagnostica. Il suo amministratore delegato ha già dichiarato che essere in grado di fabbricare su più di un sito, seppur limiti e rischi, però è ora anche di pensare a ragionare sullo spostare una parte della produzione in Italia. Quindi si stanno sviluppando questi ragionamenti tra chi governa le imprese. Abbiamo anche una dichiarazione di Jeremy Rifkin di ieri, che ci dice che dobbiamo sempre più prendere in confidenza il concetto di local, cioè va sostenuto il Green Deal, e ci dice Jeremy Rifkin: nella storia le trasformazioni epocali sono sempre state precedute da epidemie, quindi la sua ricetta è quella di prelevare miliardi di dollari dagli investimenti nel settore dei combustibili fossili per investirli nella green economy. Ecco, a proposito di economia, Marco Bonometti, che è il presidente di Confindustria Lombardia, ha detto che ci saranno purtroppo dei fallimenti, tante persone perderanno il lavoro e serve in questo momento dare aiuti concreti alle imprese, o altrimenti si rischia addirittura, ha detto, una rivoluzione. Chi rispetta la sicurezza, poi, ha aggiunto, deve poter lavorare. Proprio su questo tema i numeri dicono che in Lombardia si va in fabbrica, come appunto ricordava anche prima Chiara, c'è paura, ma non ci si arrende. In Lombardia sono 12.000 le aziende che hanno chiesto la deroga per lavorare, 1.800 nel Bergamasco, più o meno gli stessi numeri, anzi più alti, 2.800 nel Bresciano. E questo, insomma,
potrebbe anche spiegare il fatto che ci sono ancora tanti contagi, soprattutto in queste province che sono le più colpite. Però credo che sia anche il momento in cui le aziende, le fabbriche in particolare, si iniziano ad assumere una responsabilità che è ancora maggiore rispetto a quella che già è chiesta, perché è importante che queste fabbriche assicurino che le persone effettivamente vanno a lavorare siano sane, non solo per la produzione, quindi per l'economia di tutto il paese, ma anche per contenere un contagio. Insomma, la fabbrica, tra le varie cose, adesso è richiesta anche di occuparsi di questo aspetto. Poi sappiamo che ci sono aziende, per esempio la Ferrero, che ma sono tante, che stanno premiando gli operai, che in questo periodo, da metà marzo a fine aprile, hanno assicurato la loro attività, anche perché non dimentichiamoci che, appunto, come dicevo prima, l'emergenza sanitaria è già un'emergenza economica. Ci sono famiglie in affanno con i pagamenti, e quindi anche su questo aspetto il governo sta pensando e ha messo in campo delle risorse. Certo, alla crisi sanitaria si affianca un blocco della domanda e rischio chiusura per molte PMI e vicino. Abbiamo intercettato anche la voce di Johnny Gugola, che è un imprenditore che abbiamo intervistato sul sistema impresa qualche tempo fa. Questa intervista sembra lontanissima, eppure la sua azienda, se non corre rischi immediati, e comunque ci lancia comunque la sua preoccupazione per tutto il tessuto produttivo. Questa è un'azienda che tutti conosciamo, chiunque ha montato un mobile dell'IKEA sa com'è una brugola. Ecco, e il governo ha impedito i licenziamenti, ha allargato una platea di 9,3 milioni di persone la cassa integrazione, ma ci dice appunto Gianni Brugola, la ripartenza sarà lenta, non tutta la forza lavoro potrà rientrare allo stesso momento e probabilmente sarà necessario protrarre la cassa integrazione, quindi sarà indispensabile un sostegno dell'Europa anche per sostenere la liquidità delle imprese. Sì, a proposito, l'amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre Moustier, ha detto appunto che servono garanzie alle imprese addirittura da raddoppiare, non bastano quelle che ci sono in campo e bisogna prepararsi per il day after. Nel frattempo, sul tema della leadership, che è uno dei temi che in questo momento più interessante, più gettonato, c'è un allarme in Ungheria perché Orban si è preso i pieni poteri, addirittura il Parlamento ha approvato le contestate misure anticrisi, però c'è un allarme sul colpo di Stato. Su questo tema si interroga anche il New York Times, per esempio, che appunto dice, si chiede se i leader cederanno i loro nuovi poteri una volta finita l'emergenza. Mi sono andato a leggere un interessante commento di Bernard Henry Lévy proprio sulla leadership della politica in questo caso, perché lui ha ripreso Michel Foucault quando si interrogava sulla politica che diventa una branca della medicina, soprattutto in queste situazioni, perché le epidemie non sono sicuramente nuove per l'umanità, e quindi invita tutta la classe politica a non sottostare ai medici, ai sanitari, che stanno svolgendo sicuramente un ruolo eccezionale, straordinario, ma la politica ha un ruolo sicuramente molto, molto differente, e ognuno deve lavorare per il proprio ambito. Ecco, in questo ambito credo un'attenzione va rivolta ai sindaci che stanno cercando di, sindaci di tutta Italia che stanno cercando di lavorare per tenere la tenuta sociale di questo paese, che da nord a sud è bloccato dall'emergenza sanitaria. I comuni intervengono con mezzi propri, dobbiamo ricordarci che insomma, le associazioni, il terzo settore, stanno cercando di aiutare i soggetti e le famiglie che hanno più fragilità, però l'emergenza sanitaria ha chiuso anche le mense sociali, tutte quelle strutture a supporto delle comunità in difficoltà. A questo proposito sono stati sbloccati degli anticipi ai comuni per 4,3 miliardi, ieri dal Viminale anche 400 milioni sono stati mossi dall'ordinanza della protezione civile. Si tratta di anticipazioni e le singole amministrazioni stanno mettendo in campo due modalità di utilizzo: un buono speso da utilizzare presso i supermercati oppure l'acquisto diretto di
generi alimentari da consegnare alle famiglie in difficoltà. Questo a tutti gli effetti è un intervento ponte, il decreto che è atteso per la prossima settimana in Consiglio dei Ministri dovrà, diciamo, portare delle misure più strutturali, ecco, per i comuni e in generale per il welfare. Sì, volevo chiudere con, sempre restando con Michel Foucault, che diceva: se siamo sicuri che rimanere in salute sia lo scopo ultimo dell'esistenza, non ci sono altri valori, la libertà, la giustizia, la fratellanza, che contano tanto quanto la sopravvivenza o addirittura la vita? Oggi il tempo a nostra disposizione è finito, c'erano anche altri argomenti, ma torneremo sicuramente domani, soprattutto su uno che ci sta particolarmente a cuore. Io vi ringrazio e vi do appuntamento allora domani. Buona giornata.